lavoratrice. Dice che domani pioverà, ma potete sempre rivolgervi agli esperti del settore se non vi fidate. Diffidenti che non siete altro. Avete tempo? Bene, mettetevi comodi che mi lancio in una previsione. Tra pochi secondi scoprirete come si diventa un esperto in previsioni del tempo. Meteolive è un vero e proprio quotidiano di meteorologia. Noi osserviamo le carte meteo che ci arrivano dalla Germania, poi formuliamo la nostra previsione perché andiamo a leggere queste carte e cerchiamo di essere molto precisi con i modelli a scala limitata, che sono delle aree in cui i modelli riescono ad inquadrare perfettamente le aree geografiche in cui pioverà, quelle in cui nevicherà e quelle in cui ci sarà molto vento. Naturalmente, per sapere se bisogna uscire con l'ombrello o a maniche corte, non bisogna guardare nella sfera di cristallo. I sistemi sono ben altri e molto più complessi. Le informazioni che riceve il meteorologo giungono dalle stazioni meteorologiche a terra oppure dalle boe che sono posizionate in mare. Tutte queste osservazioni vengono poi raccolte, c'è tutta una procedura che porta il meteorologo a calare quelle che sono le previsioni europee a livello nazionale, e tutto questo ovviamente rende il nostro operato molto difficile, molto più difficile fare una previsione in Italia piuttosto che sulla Germania, dove c'è molto, il territorio è molto piatto e quindi è più semplice osservare il passaggio di una perturbazione. E ora diamo una previsione sulla città di Mucco Pallino. Le ultime osservazioni che ci sono giunte fanno pensare che una zona di alta pressione, cioè con bel tempo e con aria che scende verso il suolo e si riscalda, vada ad interessare proprio la città di Mucco Pallino, portando cieli sereni, temperature miti e scarsa ventilazione. Un clima ideale per uscire all'aperto e fare qualche bella passeggiata. Ciao Mucco Pallino, Alessio Grosso vi saluta!